Buongiorno. Trans Medium Vehicle. Che cosa c'entra questa definizione stranissima con Biglino, i testi antichi? Centra e, e come? Io sono <coughs> certo che avete tutti visto quel filmato che ha fatto il giro del mondo in questa ultima settimana, filmato ripreso dalla. Marina militare americana dichiarato autentico dal Pentagono, questa è la cosa importante, nel quale si vede un oggetto che si sposta nell'aria per un certo periodo di tempo, dopodiché si inabissa, inabissa nell'oceano. Tra l'altro il filmato originale pare che duri molto di più e noi ne vediamo soltanto pochi minuti e hanno pure detto che di incontri del genere ne hanno parecchi ultimamente, cioè ne vedono molti di questi oggetti che sono stati appunto definiti così come vi ho detto un attimo fa e come nel titolo del video perché sono oggetti che sembrano essere in grado di spostarsi indifferentemente nell'aria nell'acqua hanno detto nel vuoto e tra l'altro lo stesso Obama sempre in questi giorni nel corso di un'intervista che trovate tra l'altro qui sotto nella descrizione vi ho messo il link così potete verificare, andare a sentire in prima persona le varie cose, Obama ha detto gli UFO esistono, bisogna occuparsene, insomma bisogna prenderli sul serio, non si sa ovviamente che cosa sono, quindi ci asteniamo da formulare qualsiasi giudizio o qualunque ipotesi e dice però si muovono secondo delle modalità che paiono contrastare totalmente con le leggi della fisica che noi conosciamo. Difatti ci sono di quelli che si occupano di ufologia seriamente, che dicono che in realtà non si può neanche dire che volano, ma giocano, diciamo, con la, con la gravità, cioè fanno con la forza di gravità delle cose che almeno noi apparentemente non sappiamo fare. Poi sappiamo bene che si dice anche che sono in realtà frutto di esperimenti militari di una qualche superpotenza, esperimenti segreti, però sono talmente segreti che ormai li fanno vedere continuamente. Quindi prendiamo atto del fatto che segreti di fatto non, non lo sono più. Poi non so se avete letto e qualora non l'aveste fatto, ve l'ho messa anche questa qui sotto in link l'intervista che uno dei più importanti astrofisici contemporanei, il professor Avi Loeb, ebreo e docente di astrofisica all'Università di Harvard, personaggio, professore super titolato, ecco vi consiglio di leggere quell'intervista dove lui parla tranquillamente di alieni, di contatti e soprattutto fa delle osservazioni interessanti su come... diciamo sulle reticenze che certa parte della scienza ha ad occuparsi di quel fenomeno e anche su come i giovani ricercatori che avrebbero magari piacere di affrontare questo tema vengano, diciamo, più o meno buonariamente disincentivati dal farlo, facendo un po' capire loro che potrebbe... questo loro interesse potrebbe avere delle influenze non propriamente positive sulla loro sulla loro carriera. Eh, di questi incontri si parla ormai da tanto tempo, speriamo che presto ci venga detto qualcosa di più, ma oggi vogliamo fare anche un giochino, giochino serio ovviamente, però prendiamolo come un gioco perché tanto come sapete noi facciamo sempre finta. Ma ehm, di questi fenomeni parlano appunto in questi giorni eh, le istituzioni, diciamo così, Ovviamente, Pentagono, eccetera, ma già hanno parlato con assoluta tranquillità anche teologi. L'ho già detto in un filmato, in uno dei video dedicato appositamente al tema. Ma mi piace ricordare almeno due cose perché tendiamo a dimenticarle un po' troppo in fretta, soprattutto chi le vuole dimenticare. Per esempio, in questo libro di: di del, padre Barry Downing che è un pastore protestante, laureato in fisica, specializzato nei rapporti tra scienza e religione e in questo libro c'è scritto mi sembra strano che gli insegnanti della religione cristiana ignorino la presenza degli UFO nonostante tutte le storie di angeli e strani oggetti nel cielo come la colonna di nube di fuoco dell'Esodo oppure le ruote di Ezechiele si racconta anche che il profeta Elia fu portato in cielo su un carro di fuoco senza mai fare ritorno, qualcosa di simile a quello che noi oggi chiamiamo rapimento alieno. I leader religiosi come possono ignorare tutto questo? Quindi a domandarselo è un uomo di chiesa, cioè è un cristiano. È un cristiano che però si chiede come fanno i leader religiosi cristiani a non tenere conto di questo aspetto. Ripeto, non li definiamo questi UFO, lasciamo così, o meglio li definiamo così come sono definiti, oggetti volanti non identificati. Quindi non sappiamo cosa sono. Però sono testimoniati, sono testimoniati al punto che un altro teologo, questa volta teologo cattolico Armin Kreiner, dice "C'è un punto assolutamente decisivo su cui la fede cristiana e quella negli UFO sono sulla stessa barca, entrambi dipendono dall'affidabilità di testimoni oculari, per questo vi rilego questa frase perché appunto la Marina Militare Americana è diventata un testimone affidabile perché i suoi filmati, quelli che adesso vediamo anche noi, sono considerati veri, reali, non contraffazioni. Quindi entrambi dipendono dall'affidabilità dei testimoni oculari. Valutare in un caso i relativi racconti come inaffidabili e nel secondo come affidabili è una cosa molto problematica, perché evidentemente si adoperano due pesi e due misure. Cioè si dice i testimoni del cristianesimo sono affidabili di per sé, quelli invece relativi agli UFO no. Se si guarda alla cosa in modo imparziale e senza pregiudizi, il problema diviene ancora più acuto. Infatti, l'esistenza di rapi, qui parlo addirittura dei rapimenti, di rapimenti da parte di Ufo è un dato meglio testimoniato rispetto a ogni altro evento storico a cui la tradizione cristiana può richiamarsi. Quindi, non soltanto si adoperano due pesi e due misure ma si sembra ciechi da un occhio. Cioè lui dice che le testimonianze relative alle, diciamo, alla presenza degli UFO e a certe azioni che compiono sono molto più ricche di quanto non siano le testimonianze invece per i fenomeni descritti dalla tradizione cristiana. Lui dice oltretutto i testimoni sugli UFO li abbiamo qui, sono verificabili, quelli purtroppo sul cristianesimo... Per dire sui Vangeli, eccetera, non l'abbiamo più e lì veramente, come diceva il preposto dei Gesuiti, al tempo di Gesù non c'erano registratori, quindi non sapremo mai se le cose raccontate sono vere. Quindi comunque abbiamo due teologi, uno protestante e uno cattolico, che ci dicono stiamo ben attenti e è necessario dedicare attenzione a questo fenomeno. E abbiamo letto prima che. Padre Barry Downi cita espressamente il libro di Ezechiele. Il libro, del libro di Ezechiele io ho parlato più volte, ovviamente, in vari video, perché è quello nel quale la presenza di oggetti volanti è più chiara, indiscutibile e meglio, meglio descritta. Dico indiscutibile e questo è un concetto che ci tengo a sottolineare e a ribadire, perché la Bibbia parla di quelli. Dopodiché, dopodiché chi non è d'accordo o chi ritiene che non sia possibile, allora deve ovviamente iniziare con le interpretazioni e sappiamo bene che le interpretazioni e le spiegazioni che si danno, per esempio alla vicenda di Ezechiele, sono quelle di tipo visioni oniriche. Cioè Ezechiele ha avuto delle visioni. Di queste manifestazioni di Dio, dimenticando però che se Ezechiele ha avuto delle visioni oniriche, le visioni oniriche non riguardano soltanto per esempio quella macchina che viene definita gloria di Dio che è a terra, si trova dietro Ezechiele e che quando si alza da terra fa rumore. Ma se il racconto di Ezechiele è una visione onirica, anche Dio è una visione onirica. Non è che si possa dire, beh, Dio c'è, Dio esiste, poi i modi in cui Ezechiele lo ha visto manifestarsi sono visioni oniriche, no? Se Ezechiele ha visto Dio manifestarsi in quel modo, è tutta una visione onirica. Quindi se poi i credenti vogliono pensare e sono contenti di pensare che uno dei loro maggiori profeti ha parlato di Dio, ha parlato raccontando i suoi, i su i suoi sogni, sono ovviamente liberi di farlo. Il libro di Ezechiele però è molto più concreto, tant'è che mi ricordo di aver letto tanti anni fa, ma proprio tanti, a margine di uno studio sul Concilio di Trento, sapete quello che ha reagito alla riforma luterana, il Concilio di Trento che ha definito il canone dei libri da credere veri. E nel canone dei libri da credere veri c'è il libro di Ezechiele. E ricordo di aver letto che il vescovo di Aix-en-Provence, la Provenza, io sono, guardo le Alpi qui da, di fronte, dalla mia finestra, e al di là delle Alpi, di lì scendendo a sinistra, c'è appunto la Provenza. E il vescovo di Aix-en-Provence, Monsignor Filleuil, disse, noi abbiamo inserito o lasciato nel canone il libro di Ezechiele, però adesso ci tocca spiegarlo alla gente. Cioè, evidentemente era consapevole del fatto che insomma il libro di Ezechiele non è così facile da spiegare alla gente, o meglio il libro di Ezechiele è facilissimo da spiegare alla gente perché si spiega da solo. Diventa difficile nel momento in cui si deve necessariamente convincere il popolo che il libro di Ezechiele non dice le cose che dice, ma ne dice altre. Allora lì sì che diventa che diventa difficile. Quindi il libro di Ezechiele L'ho già sviscerato abbastanza, e lo lascerei stare, ma nella Bibbia, tornando al transmedium vehicle, cioè a questo veicolo che è in grado di muoversi nell'aria e nell'acqua, nella Bibbia abbiamo il racconto de, de, della vicenda di Giona, che conoscete tutti. Quindi la riassumo: sappiamo che Gio Giona doveva andare a predicare a Minime, non aveva voglia di farlo, insomma, durante una traversata viene buttato in acqua. È un pesce che esegue gli ordini di Yahweh, lo ripesca e poi lo, va, lo tiene per alcuni giorni e poi lo va a sputare, diciamo così, sulla riva, sulla riva del mare. Il racconto di Giona ovviamente si presta a tutta una serie di chiavi di lettura, quelle allegoriche simboliche. Anche questa potrebbe essere, potrebbe essere chissà come parezechiere, una visione onirica, in realtà, come sapete. Il metodo è quello del facciamo finta che sia vero e quindi ci ricolleghiamo a questi veicoli che viaggiano nell'aria e nell'acqua. E io in questo libro ho riportato, citando letteratura ebraica extra biblica, in particolare il perché di Rabbi Eliezer, dove parlando appunto di questo pesce che avrebbe inghiottito Giona si dice che aveva degli occhi. Fatti di materia traslucida, e Rabbi Meir, ad esempio, dice che all'interno era appesa come una perla che faceva luce, che illuminava tutto l'interno, così come il sole illumina a mezzogiorno. E dice che attraverso questi, questi occhi di materia traslucida, Giona poteva vedere le profondità del mare e tutti gli abissi. Quindi, chissà, magari era un qualcosa di diverso da un pesce visto che obbediva agli ordini, agli ordini di Yahweh e noi come sempre facciamo finta perché facendo finta troviamo sempre delle tessere di un mosaico che piano piano piano, piano si, vanno a, si vanno a ricomporre. Ma andando avanti oltre alla Bibbia ci sono altri testi antichi che ci parlano in modo esplicito di oggetti che si muovono con le caratteristiche di quello ad esempio che è visibile nel filmato che è appunto in circolazione nel mondo in questi giorni dichiarato autentico dal Pentagono che è appunto sulla base del quale filmato è stata anche cognata poi questa definizione no, di, di transmedium vehicle nel libro scritto col dottor Baccarini, che è un libro scritto con la collaborazione di scienziati, scienziati veri, scienziati importanti. Io mi sono avvalso della collaborazione di tre ingegneri aeronautici che hanno una, una serie di specializzazioni che non le trovate qui nel libro, non vi sto a leggere perché è lunghissima. Talmente sono preparati e lavorano per un più importante centro. Di ricerca aerospaziale italiano che lavora a sua volta per la NASA. Bene, nella parte dedicata ai testi orientali si parla proprio di questi mezzi e se ne parla con assoluta tranquillità. Io mi limito a citarvi alcune cose. Si parla per esempio di un mezzo che è il Jalayan, che viene descritto come un veicolo progettato per muoversi sia in aria che in acqua. Trans Medium Vehicle. Il Kaara è un veicolo progettato per muoversi sia sulla terra che in acqua. Il Tritala è un veicolo progettato per muoversi nei tre elementi, terra, aria e acqua. Il Trichakra Rata è invece un veicolo a tre motori progettato per muoversi nell'aria. Poi c'è il Vayurata, un veicolo sospinto da un motore ad aria. E tutti questi veicoli sono descritti nei Rigveda, con la citazione esatta dei capitoli e dei punti in cui sono scritti. Quindi, poi chi ha voglia, qui trova, trova tutta la bibliografia. Così come qui ho messo la Bib le citazioni bibliografiche del, del perché di Rabbi Eliezer. Quindi, noi siamo di fronte a dei fenomeni che nel passato erano conosciuti, se ne parlava con assoluta tranquillità, venivano descritti e avevano addirittura dei nomi e le caratteristiche corrispondono esattamente a ciò che noi vediamo in questo filmato. Però c'è di più e veniamo a questo giochino che vi ho anticipato all'inizio, giochino che come sempre però è serio perché parte da un facciamo finta che. In questo caso facciamo finta che le dichiarazioni di Chaim Eshed siano vere. Chi è Chaim Eshed? Alcune settimane fa questo ex direttore del sistema di difesa aerospaziale israeliano ha detto che Israele e gli Stati Uniti da tempo sono in contatto con civiltà provenienti da e quindi appartenenti ad altri mondi e hanno addirittura delle basi assieme. Ovvio che questa dichiarazione ha scatenato il finimondo, quindi ha detto ma ormai è anziano, ne ha approfittato di dirlo perché è andato in pensione, non sa che cosa dice, doveva presentare un suo libro e quindi insomma doveva fare sensazione non fornisce le prove di ciò che dice, pensiamo alle prove che forniscono i teologi sull'esistenza di Dio e eh, voglio dire troviamo immediatamente la quadratura del cerchio, quindi so, so, sono tutta una serie di osservazioni che ricadono, che ricadono su quelli che le fanno. Ma la cosa interessante è questa, che se per caso fosse vera questa dichiarazione di Chaim Eshed, noi ci troveremmo di fronte ad una situazione che ha quantomeno del curioso e adesso la andiamo a vedere". Allora, facciamo finta che siano vere queste dichiarazioni di Chaim Meshed e, se sono vere, dobbiamo prendere atto del fatto che Israele e Stati Uniti da tempo stanno collaborando ma da tempo, attraverso questa collaborazione, di fatto ci ingannano perché da tempo non ci dicono che cosa veramente fanno. E noi sappiamo che l'agenzia aerospaziale che si occupa di questo è la NASA. Quindi abbiamo le dichiarazioni di Eshed, attraverso le quali Israele... E USA, sono in contatto, e però non ce la raccontano. Difatti, sappiamo che ci sono molti, sono vabbè, quelli definiti complottisti, diciamo così, che sostengono che le attività che noi conosciamo della NASA sono delle attività, fra virgolette, di copertura, cioè sono quelle attività che la NASA fa pubblicamente per giustificare anche nei confronti del contribuente americano la quantità di denaro che spende. Ma in realtà la NASA conduce una sua attività, diciamo sotterranea, nascosta, e se è vero ciò che dice Eshed, questo troverebbe una conferma. Bene, se è vero che Israele e USA stanno collaborando tra di loro, facciamo questo giochino con le parole: lo prendiamo come un giochino, ci scherziamo sopra, sempre facendo finta che. Allora, NASA è un acronimo, lo sappiamo, però NASA è anche un termine ebraico. Anzi, sono due. Lo scrivo due volte. NASA, NASA. Se noi sapete che l'ebraico si scrive senza i, le, le, le vocali, ci sono semplicemente dei puntini o delle lineette che servono nella lingua scritta per dare indicazioni sulla lettura, ma viene sempre comunque riportata così. Quando voi vedete anche i servizi da Israele, vedete magari che sono i cartelli stradali, sono tutti scritti soltanto con le consonanti. In questo caso. Se noi mettiamo un puntino qui, questa S si legge effettivamente come una S e quindi questo significa si legge NASA. Che cosa vuol dire NASA? Lo prendiamo direttamente dai dizionari. Il verbo NASA significa alzare, sollevare e come significato proprio in effetti ha sollevare, innalzare, alzare e denota l'intero processo di carico e trasporto o ciascuna delle sue fasi sempre in relazione all'alto. Quindi questa è l'attività propria della NASA e combinazione corrisponde. Combinazione, ripeto, stiamo giocando. Eh? Okay? Se noi cambiamo posto a questo puntino e lo mettiamo qui, questa S diventa una SH. E questo verbo che cosa significa? Lo andiamo a leggere direttamente nei nuovi, nel, di nuovo nel dizionario: nasha, cioè nasa scritto con il puntino lì, significa ingannare, raggirare, abbindolare, sedurre, ingannarsi, farsi illusioni. Ora, se è vero ciò che ha detto Eshed, che Israele e USA sono in contatto da tempo con, il che significa che Israele e USA da tempo ci stanno prendendo in giro o comunque ci tengono nascoste delle cose, Nasa in termini ebraici significa esattamente ciò che fa da un lato trasporta in alto e dall'altro però prende anche in giro le persone. Ora ve l'ho detto, è un giochino, prendetelo come tale, va bene? Però come diceva Andreotti, e lo dico per chi guarda questi video dall'estero e sono decine di migliaia di persone, uno dei più importanti politici italiani del dopoguerra, conosciuto in tutto il mondo, il quale diceva che a pensare male si fa peccato. Però si può andare molto vicini al vero. Ciao, grazie e alla prossima.